Ciao amici, bentornati nel canale o benvenuti se siete nuovi. Io sono Maui e anche oggi parliamo di Honkai Star Rail. Con l'arrivo imminente del gioco mi sono messa a fare tutta una serie di guide da quel poco che ho potuto capire e provare durante ovviamente la close beta alla quale ho avuto la fortuna di prendere parte e quindi ho potuto provare le prime ore di gioco e concedermi la possibilità di capirci qualcosa in più prima appunto che il gioco esca. E oggi infatti continuiamo a parlare di Honkai Star Rail e in particolare parleremo dei path, i sentieri che ogni singolo personaggio intraprende. Ogni singolo personaggio è caratterizzato da un elemento che abbiamo già analizzato in un precedente video e da un singolo sentiero che corrisponde un po' alla classe di gioco negli MMORPG, paladino, hunter, eccetera eccetera. Infatti il sentiero path andrà a rappresentare un po' le modalità di quanto riguarda il gameplay del singolo personaggio. Ci saranno buffer, debuffer, attaccanti che attaccano in maniera OE, altri che sono single target, e tutto questo viene proprio attribuito dal path del singolo personaggio. Quindi non solo si ha una distinzione per quanto riguarda 7 elementi differenti, ma anche in 7 path differenti che affronteremo proprio in questo video. Se siete nuovi io vi invito a iscrivervi e iniziamo subito a parlare di questi sentieri. In totale i path in questione, abbiamo detto, sono 7 e sono Destruction, Abundance, Preservation, Nihility, Harmony, Hunter e per ultimo Erudition. 7 in totale. Adesso ci riguardiamo un pochino meglio tutti nel dettaglio, che cosa vanno a rappresentare i singoli path, cosa fa quel personaggio, eccetera eccetera, perché vi ricordo che questo è un gioco che si basa su un combattimento a turni. Non è il classico mi butto nel mezzo e meno a destra e manca, ma c'è da fare un ragionamento per quanto riguarda chi mettere nel party, buffer, debuffer, chi mettere che fa danno, insomma trovare una sinergia che va al di là del semplice meno e faccio la reazione elementale. Qui si tratta proprio di creare dei team che sono in grado di sconfiggere i nemici che ci si trova davanti, che quindi sono situazionali, che roteano. Sarà molto difficile mantenere un singolo team che vada bene sempre, bisognerà sperimentare. Il primo path che andiamo a osservare è quello della Destruction. I personaggi che vanno a far parte di questa categoria sono quei personaggi caratterizzati da un comportamento iracondo e distruttivo, da lì il nome Destruction. Sono coloro che prediligono il combattimento in frontline e che rendono meglio quando combattono da soli. All'interno del pool dei personaggi prima disponibili, coloro che corrispondono a queste descrizioni sono Blade, Clara, Hook e Arlan. Il secondo path invece è quello del Hunt, quindi caccia. All'interno di questo gruppo fanno parte coloro che vengono definiti tenaci, spietati, determinati. Sono quei giocatori che prediligono e che soprattutto sono eccezionali negli attacchi a single target. Tra di essi abbiamo il nostro caro Daneng che otteniamo dall'inizio, ma insieme a noi abbiamo Sili, Su Hang e anche Yangxin. Io e questi nomi uscirò pazza. Prometto che li imparerò tutti, lo prometto. All'interno del terzo path troviamo tutto quel gruppo di personaggi più riflessivi, strategici, logici. Sono quei personaggi che prediligono al single target attack e multi target, quindi danni AOE che colpiscono più membri del party, quindi riescono a essere particolarmente devastanti non su un singolo nemico del party avversario, ma bensì su più di uno. All'interno di questa categoria ci sono 5 personaggi in totale, tra cui il mio amato Jingguan con il suo leone bianco, seguito dalla bellissima Himeko, e con loro abbiamo Qinxie, Herta e anche Serval. Il quarto path che vediamo è quello dell'Harmony. All'interno dell'Harmony ci sono tutti quei personaggi che hanno invece un comportamento cooperativo e supportivo. Infatti troviamo i buffer, coloro che hanno come funzionalità non quella di fare danno loro in primo luogo, ma di potenziare le statistiche dei membri del party, quindi gli alleati, per renderli più forti. Buff di difesa, buff di velocità, buff di attacco, ci sono tantissime possibilità differenti e la loro funzionalità di questo tipo di personaggi è proprio quella non tanto di essere in primo luogo loro quelli che fanno il danno, ma facilitare e aumentare le statistiche degli alleati. All'interno di questo gruppo ne troviamo 3, abbiamo Bronya, abbiamo Astra e abbiamo Tingyun. Il quinto path invece è quello dei Nihility, personaggi caratterizzati da un comportamento di spossatezza, pigrizia. Sono coloro che hanno invece come funzionalità quella di andare a debuffare gli avversari, quindi hanno un ruolo completamente opposto a quello degli Harmony. Mentre gli Harmony hanno come la funzione quella di buffare il team, aumentare attacco, difesa eccetera, i Nihility vanno a debuffare gli altri, quindi riducono eventualmente difesa, velocità eccetera eccetera degli avversari. All'interno di questa categoria abbiamo 5 personaggi che sono Kafka, Pela,
Sampo e poi abbiamo anche Silverwolf e Velt. Il sesto path all'interno di tutti i percorsi che abbiamo però analizzato è quello dei Preservation. All'interno di questa categoria troviamo invece tutti quei personaggi che invece hanno un comportamento di pazienza, supportivo, e infatti il loro ruolo è quello di essere degli ottimi difensori del party, quindi probabilmente shieldare o proteggere con statistiche di difesa gli alleati. Troviamo tre personaggi all'interno di questa categoria che sono Gepard, Fushuan e Seven Mars, March 7 come preferite, 7 di marzo, che proviamo fin da subito e che vediamo che la sua skill elementale è proprio quella di applicare uno scudo, o quindi aumentare la difesa di uno dei membri del party. L'ultimo gruppo è quello degli Abundance. Questo path è caratterizzato da tutti quei personaggi altruisti che hanno come funzionalità quella di curare gli alleati da eventuali ferite arrecate dal team avversario, e questo li rende fondamentali nel party per permettere comunque ai game di protrarsi a lungo nel caso in cui sono molto combattuti. Avere in team qualcuno che ti cura gli alleati è sempre utile. All'interno di questa categoria troviamo tre personaggi che sono Bailu, Luocha e anche Natasha. E con gli Abundance abbiamo finito l'elenco dei 7 path presenti in gioco, le 7 classi di cui fanno parte i nostri personaggi, ognuna con le sue caratteristiche, quindi la spiegazione di come inserirli all'interno di un party, e spiegato anche il modo in cui loro rendono di più. C'è chi cura, c'è chi buffa, chi debuffa, chi fa danno single target, multi target, abbiamo visto ci sono tantissime varianti, e a questi si aggiungono anche tutti i 7 elementi che abbiamo a sua volta visto in un altro video. Con questo per oggi è tutto, fatemi sapere se volete altre guide a tema Star Rail, io sarò molto lieta nel caso di farlo, perché mi fa molto piacere condividere con voi le cose che ho imparato in queste prime ore di gameplay e tutte quelle che poi magari impareremo in futuro insieme. Vi ringrazio per essere stati qua con me, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, passate a trovarmi sul sito Viola dove passiamo i pomeriggi insieme e chiacchieriamo in tempo reale, passate su Instagram se volete vedere anche tutti i miei cosplay a tema Genshin e non solo, e su tutti gli altri social, Twitter, TikTok, mi trovate ovunque. Detto questo, joinate anche il canale Telegram per rimanere sempre aggiornati, tutti i link comunque di tutti sono i social, sono in descrizione, e seguitemi anche sull'app di Oyolab. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo a un prossimo video e vi auguro buona giornata.